Story Time. Evoluzione Radio. Bentornati amici di Storytime con una nostra nuova storia, e prima di passare la parola al nostro ospite vi ricordo che ci potete sempre seguire su qualsiasi canale ufficiale di Storytime. Avete una storia da raccontare? Noi siamo la radio giusta per voi. Come mi piace ricordare, il nostro c'era una volta, e quindi parte questo meraviglioso mondo di favole tutte reali, perché è la vostra storia nonché la vostra vita. Io sono Stefano, oggi sono in compagnia di Flaviano Botta che ci parla della sua attività. Ciao Flaviano. Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, raccontaci di te e di che cosa ti occupi. Allora, io principalmente mi occupo come passione, diciamo, e esperienze varie nel settore musica e divertimento. Ho iniziato praticamente all'età di 12 anni con i primi giradischi che mi sono potuto permettere, e da lì ho iniziato comunque sia con piccoli passi, esperienze sempre più che positive, entrare nel mondo dei disco pub e poi discoteche. Chiaro. E raccontaci un po' cosa ti ha spinto comunque a entrare in questo mondo. Allora, il mondo della musica, soprattutto quello delle, chiamiamo, della discoteca, che nel 2003-2004 era ancora bel marcato, diciamo, come settore, era praticamente la libertà di espressione e soprattutto la tecnica e tutto ciò che riguarda anche l'elettronica, cablaggi, mixer audio, mixer video, un po' tutto un mondo nascosto che non c'era comunque tantissima informazione, cioè si captavano informazioni, scusate la ripetizione, da delle riviste inerenti al settore del DJ o comunque sia di elettronica, hi-fi, diciamo. Chiarissimo. Parlaci un po' di come è cambiato il settore negli ultimi 10 anni e quali sono stati anche i fattori che hanno cambiato il comportamento delle persone. Allora, come dato XX negativo, diciamo, è stato il 2020 con l'avvento del Covid, dove ha neutralizzato praticamente tutti i rapporti sociali, che andava anche dal semplice rapporto di bere un caffè al bar, quindi figuriamoci il rapporto del divertimento, che è un settore, diciamo, avanzato, quindi era proprio l'ultimo che è ripartito. Io parlo a livello più che regionale, parlo da provinciale. Io sono della provincia di Bergamo e da noi c'erano all'epoca comunque sia tantissimi disco pub, discoteche, che con le prime crisi praticamente del 2008-2010 hanno chiuso i battenti per via dei costi, cambio di cultura musicale e anche cambio generazionale. Chiaro, chiaro. Ormai da quanto tempo sei un DJ? Effettivo dal 2004, diciamo, quindi dovrei festeggiare il ventennale ottobre. Parlaci un po' della musica che proponi. Allora, la musica che principalmente propongo è musica praticamente afro-tribal, che è una musica che va dai 110 bpm ai 113 massimo, che sono i battiti per minuto. Però amo collezionare vinili che va dalla techno, elettronica, musica classica, lirica e tutto ciò che riguarda anche Zucchero, Vasco, interpreti italiani, diciamo. Chiaro, quindi sono un po' queste anche le tue influenze musicali? Sì, e anche nel tempo libero, diciamo che ho modo di andare nei mercatini per ritirare vecchi stock, andare a cercare magari quel disco particolare, tiratura limitata, e quindi si è sempre alla ricerca di nuovi suoni. Chiaro. E quali sono le attrezzature e i software che utilizzi durante la tua performance? Allora, ci sono 1000 attrezzature. Diciamo, la console base riguarda sempre un mixer, 2 giradischi per chi propone musica in vinile e 2 CDJ. Ormai tutti girano sempre con un controller e un PC e un mixerino giusto per uscire e dare il master a tutto l'impianto audio. Ecco, io quello, diciamo, dei controller o console compatti intanto non l'ho ancora intrapreso, perché mi piace proprio trasmettere proprio il mixaggio usando i CDJ e il mixer, quindi proprio al colpo, con l'etica giusta del DJ. Chiaro, quindi utilizzi ancora i CD?
CD o comunque sia CDJ che pescano software degli hard disk, però ecco, il discorso del DJ è sempre preparare il brano prima, non usare sync, non usare niente. È più difficile, però anche più stimolante, diciamo. E senti, ti è mai capitato adesso, in tutti questi anni comunque, di ritornare un po' old school, quindi di prendere il vinile? Sì, una volta al mese, a rotazione magari dalle attività dei miei amici, proponiamo serate esclusivamente vinili, dove il tema è la dance di magari 90-2000 con la chiusura Techno Remember. Avendo tutti i vinili mi viene quasi un gioco, diciamo. Chiaro, chiaro, assolutamente. C'è qualche per caso progetto per il futuro, qualche obiettivo personale da raggiungere? Come punti fissi non me ne sono dati, gioco sempre passo per passo, e anche questa qua è stata un'occasione che mi è successa a breve, quindi non era programmata, quindi è meglio non programmare nulla. Chiaro, chiaro, assolutamente. Secondo te, Flaviano, un po' il tuo punto di forza che ti potrebbe differenziare da tutti in questo momento, quale potrebbe essere? Avendo tantissime esperienze in ogni campo, che va dalle bar, club, pub, discoteca, evento, che può essere di paese o comunque sia collaborazione con movimenti grossi a livello regionali, e avendo iniziato praticamente come se fossi stato autodidatta, quindi non c'erano tutorial dove pescare, quindi a forza di sbagliare si impara. Chiarissimo. E se qualcuno che ci sta ascoltando vorrebbe un po' come te intraprendere la tua stessa carriera, che cosa gli potresti consigliare? Se per iniziare, dimenticare il PC o soluzioni veloci, che o corsi web, okay, quelli no, non servono. Comprare un mixer semplice e due CDJ, o al meglio ancora due piatti. E così si può iniziare tutto quanto. Così si capisce esattamente l'etica, il rapporto tra praticamente testina, disco e mano, cioè quello che riguarda proprio anche la metrica musicale. Chiaro. Adesso ci sarà qualche evento dove ti potremo ascoltare? Facciamo un evento grosso l'1 giugno nell'estivo del Terminal 56 per l'evento Afro Dylan, che inizierà alle 10 fino alle 5 del mattino. Quindi a quell'evento noi possiamo partecipare. Esatto, ingresso libero per l'occasione, visto che è un prefestivo, la prima data estiva ufficiale, quindi ingresso libero per tutti. Allora, io invito naturalmente tutti gli amici ascoltatori di Radio Storytime a poterti venire a trovare naturalmente, ma tu, Flaviano, dove ti possiamo seguire o contattare? Allora, come Facebook, social, nei social e così, Flaviano Botta, semplicemente. Perfetto, invito anche tutti a seguirti e a contattarti. Grazie di cuore, Flaviano, per questa chiacchierata. Grazie mille a voi, grazie, gentilissimi. E ti auguro anche una piacevole giornata. Grazie, altrettanto. Amici ascoltatori di Radio Storytime, chiacchierata appena finita. Fra poco ne inizia una nuova, non perdetela. Storytime, evoluzione radio.